di dare un brand a una parte della città. Sembra un gioco, in realtà è stato un gioco, però questo vuol dire che poi i cittadini hanno deciso di far diventare quella via, quel quartiere smart, con un circolo virtuoso, perché poi il valore sia della qualità della vita ma anche immobiliare di quella zona ha preso una dimensione diversa. Perché un discorso è dire vivo sulla parte di Loreto, tra Castoretto, un'altra cosa è dire vivo a Nolo. È diventata una cosa trendy che fa anche un po' figo, se non faccio parte di Nolo, e quindi molte aziende hanno deciso di trasferirsi in quell'area. Questa è questa contaminazione virtuosa che è partita da alcuni decenni e per fortuna sta andando avanti anche con poi colori diversi delle giunte, questa è anche forse la forza di questa città. Ma dal punto di vista degli altri sguardi, volevo chiedere ad Andrea, come tu che li guardi dall'alto e dal basso, vista dal basso come fa Elena, vista da aspetti di cui abbiamo visto la Milano scintillante, ma anche quella nelle sue foto che tu so che continui a seguire, meno conosciuta, non voglio dire meno scintillante, ma meno conosciuta, com'è possibile prenderla, e se poi dalla vostra ottica, oppure dietro la vostra ottica, traspare questa nuova Milano. Grazie. Premetto una cosa, bravi per aver fatto questa settimana, perché noi siamo abituati anche come giornalista e come fotografo, abituati a fotografare diverse week milanesi dove l'atmosfera è frizzante, dove l'atmosfera è comunque frenetica. Invece voi avete creato un evento che è molto frizzante ma non è frenetico, e quindi avete un attimo fermato il tempo, cosa che è molto difficile a Milano, anche perché dall'oggi al domani ti scompare una gru e una foto è vecchia. Avete creato un momento che inizia da Albertini, che è stato ed è una grande persona, una grande risorsa, ma non solo per Milano, per l'Italia intera, perché comunque ha avviato un percorso ideologico, un percorso dove al centro della città c'era la persona umana. E io arrivo alla domanda che mi hai fatto tu. Ecco, noi andiamo a cercare l'umanità di Milano per trasferirla poi in quel contesto che è un po' più conosciuto, quello conosciuto da tutti, la Milano da bere, che non esiste più, però c'è ancora comunque una Milano contagiosa, una Milano frenetica, che però parte dall'umanità. Ecco, mi piace veramente, vi faccio i complimenti veramente tantissimo, perché avete scelto Elena Galimberti. Noi siamo un po', al di là del mio lavoro, che quindi è quello di giornalista, di fotoreporter, noi abbiamo deciso anche di donare del nostro tempo, del volontariato, alla città di Milano per far capire che Milano non è soltanto la nebbia, per far capire che Milano non è soltanto il Duomo, che è comunque una risorsa importantissima per la città, però chi viene qui dice avete il Duomo, avete la nebbia, poi che cos'altro avete, e ci prendono anche un po' in giro. Ecco, noi siamo partiti dalle persone. Ci siamo allontanati un po' da quello che era il centro, siamo andati a Gratosoglio, io sono andato a Baggio, anche Elena, siamo andati nelle periferie a conoscere le persone che fanno qualcosa per Milano, abbiamo conosciuto persone come Gianni Bianchi, per esempio, che ha la cascina all'interno, ha creato un mondo che sembra tanto lontano da Milano, ma non lo è. Ci siamo spostati sui Navigli, ma nella parte non mondana dei Navigli, siamo andati fino alla Cannottieri, dove abbiamo conosciuto Simone Lunghi, che recupera le biciclette. Anche lui fa del volontariato, nessuno gli ha chiesto di farlo, nessuno gli dice di farlo, eppure lo fa, umanamente, ognuno di noi, e siamo in tanti, non siamo, non siamo solo io, Elena, Simone e altri giornalisti, siamo in tanti, ognuno nel suo piccolo dà il proprio contributo a rendere Milano, a far conoscere Milano, l'aspetto umano di Milano, perché al di là del divertimento, della moda, ci sono anche delle persone che non stanno bene. Io per esempio il mio obiettivo principale è quello di mostrare le foto a chi non le può vedere. Lo so che sembra una cosa che detta, raccoglie consensi, faccio bella figura, non ho bisogno di farlo, non ho bisogno di popolarità, assolutamente, anzi ne avrei bisogno di meno per fare quello che vorrei fare. Però le persone che non stanno bene, le persone che sono a casa, aspettano le nostre fotografie, aspettano le nostre immagini. Quando io faccio vedere che il curvo è finito, ci sono delle persone che il curvo non riusciranno mai a venirlo a vedere di persona, perché sono su una sedia a rotelle, perché soffrono, perché comunque non sono in grado di farlo. Ecco, noi raccontiamo questa Milano, la Milano degli sguardi, la Milano degli attimi. Veramente, vi faccio i complimenti, potrei anche non dirlo, vi faccio i complimenti per questa settimana, perché ho visto il programma, ho visto che ci sono delle persone che comunque, domani per esempio anima Luca Levati. Luca Levati di Radio Lombardia è una persona straordinaria, una persona veramente con grande cuore, che adora Milano, che racconta Milano. Poi ci sono delle persone che
quando ho visto il programma ho detto, caspita, questa settimana mi mancava veramente. E bravi, complimenti. Io spero veramente che ce ne siano, che andiate avanti con questo e che diate la parola e la forza alle persone che vedono Milano con il cuore. E partire da Elena Galimberti è... Quindi mi dicevi la critica, no, a me non posso criticare, è una delle mie migliori amiche, che Elena Galimberti non potrei mai, ma lei, ma guardate queste foto qua, non ve lo dico io, ma nessun fotografo che cerca di vendere, non so, una foto in America, cosa, produrrebbe una foto così, magari non si fermerebbe neanche, magari passerebbe di lì con la fretta. Elena ha raccolto uno spazio fra Coima, fra Solaria, che non raccoglie nessuno, perché ha raccolto un'ombra e ti ha regalato un'ombra e un'emozione. E una persona che non sta bene a casa dice, ecco, io da lì non sono mai passato. Grazie. Grazie.